amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Un pescello! No! Eccoci tornati su Deadly Orbit! Yeah! Finalmente vedo che hai fatto progressi nella pesca! Visto? Abbiamo trovato... Hai trovato dopo quanti tentativi? Non lo so, ti ho scritto il pufferfish! Yeah! E adesso dobbiamo andare alla ricerca di Nemo! Chiederemo a suo padre se lo trova lui, esatto, che è stato già bravo una volta. Esatto, potrebbe aiutarci. Le giuggiole! Cercheremo delle giuggiole anche! Le giuggiole! Ti chiamerò giuggiola! Questa era, la chiamerò giuggiola! Anche te giuggiola! E giuggiola! Sì, vabbè, basta! Vabbè, comunque, diamo un'occhiata alla nostra farm di funghi! Sì! Che lo vedo! Lo vedo! La farm di funghi funga! E vai! Funzica! Vai, aspetta, tiriamo la leva! Non è automatica, che non abbiamo abbastanza redstone e tutto! Probabilmente, ma funziona... Dov'è il fungo? Guarda dove è il fungo! Il fungo! Cioè, sono fungicallina! Avete visto? È piovuto da chissà dove! Va bene, abbiamo due funghi! La farm funziona! Abbiamo dato un'occhiata nel Nether e abbiamo visto che là non ci sono fortezze nel raggio di 200 chilometri. Metri o anche di più. Cioè, abbiamo girato un pochino, è andata bene, fortunatamente siamo riusciti a non morire perché non sono andato da solo, non hai colpito i pigmen. Comunque, l'importante è vedere che proprio non c'è una fortezza vicino. Quindi, dato che la sua missione è semplicemente visita al Nether e la sfida tutte le farm può essere vista anche come una cosa un po' eccessiva. Sono quelle del nostro mondo. Probabilmente ci baseremo solamente sugli oggetti che avevamo. Ci aveva dato grano, angurie, carote, patate, tutto. O comunque le abbiamo trovate. Avevamo galline, avevamo trovato i funghi, tutta roba che potevamo fare. Quindi perché secondo le galline noi sono correlate ai funghi dal tuo discorso. Esatto, esatto. Okay. Mentre invece il Netherworld, non avendocelo, direi che ci viene come suggerito dire no, non c'è bisogno di fare anche la farm di Netherworld. Ma ci sono, quindi l'abbiamo concluse. Ci sono altre buone notizie. Quali? Nessuno di voi ha notato la presenza dei testificate. Esatto, volta. È vero, la volta scorsa ci avete detto che non c'erano più i testificate. Poverini, saranno probabilmente caduti giù di sotto. No, andiamo a vedere. Caduti. Io speravo fossero deceduti. Qualcuno di noi aveva lasciato aperto la trapdoor e sono caduti, poverini. Tu avevi lasciato aperta la trapdoor, io non ci sono neanche arrivato. Ah, accidenti. Vai prima tu. Qui? Vai. Ma sto scherzando! Ma non è qui! Meno male che allora non ti ho aperto quella dopo, che sennò ti buttavi giù nel vuoto. Ma mi fido di te, a differenza guarda, tua. Guarda se cadevi lì sotto! Cattiveria! Che paura mi fai! Aia! Ok, roba. Andiamo un'occhiata, poveri testificate, dove saranno caduti? Io ho portato delle lapidi. Ok, magari sono solamente nascosti. Non ci sono. Saranno caduti... Qui? È chiusa la trapdoor! Oh, testificate! Testificate! Un piano da guardare. Testificate! Sono schiattati davvero. Sono venuti nei chest. Dove sono i chest? Sono morti. Davvero? No, ma che sono risaliti? Dove sono andati i testificate? Come risalgono? Da quando risalgono? Non ci posso credere. Cioè, non che non ci posso credere che avevate ragione, ma non posso credere che non ci siano i testificate. Grazie, mi ci segnalato. Dove sono? Siete... Non è male che portate... L'hai messi nella fornace. Ecco, sono tre fornaci. L'hai infornati. Sono diventati tutti dei giampancrazzi. Perché se te cuoci un testifico diventa un giampancrazio. Secondo qua. Ho lasciato aperto dei buchi. E sento lo zombie. No. Dice che lo zombie si No. Viene... No. Dice che ho fatto entrare qualche zombie. Che è sceso le scale. Che è entrato lo zombie e ha sceso le scale e si è ucciso tutti i testificate! Sì! No! Aspetta! Sì, ok. Ok. Ho causato la morte dei testificate! Ah, finalmente sei passato dal lato oscuro della forza! Mi dispiace tanto! Sei passato al lato oscuro finalmente! Mi dispiace! Direi che avevo una squadra rossa bilame per questo! Hai dei blocchi per favore! Meno male che avevamo abbastanza! No. Come non hai blocchi? Non ho blocchi, solo delle lapidi! Cosa delle lapidi? Ciao, creeper!
Che creeper? C'è un creeper. Dimmelo! Perché salutarlo? Ma perché si continua a spawnare il mob? Avevo chiuso tutto io. Sì, hai chiuso proprio tutto. Non tutto, però. No, ci sono rimasto malissimo. Comunque, fortunatamente certo, non c'era spazio per tornare tutti i 5 sulla terra. Ci serviva della lana. Novembre viene abbastanza, no? Ancora qualcosa forse di là. Nei chest per fare la bandiera e quindi ci dovrebbe bastare la roba che abbiamo. Mi dispiace tanto, però vabbè, mi dispiace. Cosa ho fatto? Farò un party con i zombie per festeggiare. Quindi a te è colpa dello zombie, non è che io... No, è colpa tua che hai lasciato la porta. Sì, ho capito, non credevo che entrassero. Senti, è come lasciare aperta la scatola dei croccantini per un gatto. Non puoi pensare, ma io credevo che non la mangiassi. È ovvio che la mangio se lasci. È come lasciarti delle pecore, credevo che non le tingessi. È ovvio che le tingessi. Comunque, tornando a notizie normali, poveri testificate. Vogliamo fare la bandiera. Dato che abbiamo pochissimi coloranti, adesso non abbiamo anche una lana limitata, abbiamo deciso di fare la bandiera dell'Italia. Ci sembra la scelta più giusta, anche perché comunque la richiesta è una bandiera di una nazione. E ci farebbe piacere fare infinite bandiere, ma non abbiamo la lana. Dato che comunque abbiamo visto che moltissimi di voi non sono, no, ci seguono anche se non sono italiani o hanno genitori non italiani o quant'altro. Però in generale, dato che purtroppo abbiamo una tiratura limitata di lana, ci conviene fare un'unica bandiera. E dato che abbiamo anche pochi coloranti, non abbiamo magari il blu o il rosa, non ha senso fare una bandiera nostra, anche perché non possiamo fare niente. Non abbiamo solo del... No, rosa volendo... Abbiamo del purple e possiamo renderlo più chiaro, ma fa bene così. Come ho preso tutte queste rose? Giusto per darvi un'idea, le ho prese qua giù. Avevo fatto questo micro giardinettino qui, guardate che carino. Non mi ricordo se l'avevate già visto la scorsa Aspetta, puntata. Vengo a farci il cimitero. Guarda che basta che superi. Non ti tipizzare. Ciao. Ma ti butto giù. No. Guardate, ho fatto semplicemente così. E tada, ecco le rose. Così è quello come le ho. Cosa stai facendo? Un cimitero. Cosa? Ma poverino, non ho fatto un cimitero. Sì, guarda, ho fatto anche i fiori adesso. Ma che cazzo? Giusto, lasciali i fiori. Guarda quanti. Ho già appoggiato i fiori gialli da qualche parte. Top, piglia anche sta roba. Là. A questo punto pensavo di fare la. Una bandiera di 18 rossi, 18 verdi e 18 bianchi. Hai ragione, non serve fare il cimitero. Tanto li ha mangiati lo zombie, quindi. Lo posso anche richiudere. Cosa fai? La stai richiudendo? Sì, non lo lasci stavolta. No, perché tanto l'ha mangiato gli zombie, quindi è inutile, non c'è niente da seppellire. Che cattiveria. Poveri testifiche. Comunque, diamo un'occhiata. Mi mancano ancora due. Ah, ok, l'ho presi qua. Facciamo la bandiera dell'Italia. Ho già la fence, la roba l'avevo già presa. Fai la bandiera delle fence. La farm di fence. Ti la, sei dimenticata la farm di defense. Hai ragione. No, ovviamente stavo scherzando. Cosa stai facendo? Ah, no. Non l'hai presa per delle fence. Quelle sono cani da zucchero. Lo so che sono cani da zucchero. Dove sono? Non ho abbastanza fence. Quindi meno male. Che potrei fare altre fence. Non direi che potresti resistere. Potrei fare altre fence. No, non altre 5. Potresti abbandonare qui l'idea. Ok, ho altre 5 fence. Io direi a questo punto di iniziare una piccola piantagione qui, tipo, no, lo so, uno messo lì magari intanto cresce. No, perché stai prendendo le canne da zucchero che sono utili per metterci queste scemenze? No, faccio, già qui mancava, quindi cresce, e poi una anche qua, ta che bello. Oh, quello lì è il mio chest che metto quando non voglio dismistare la roba, butto tutto lì dentro. No, le mie face, lasciale crescere. Guarda che ti ammazzo, guarda che ti ammazzo. Aspetta. Vai via. Lasciami crescere le mie bellissime fence. Appena ti volte te le demolisco. Smettila. Ok, ora ho fatto tutte le fence possibili, le farm possibili. Beh, anche quella di fence. Bene, andiamo. Vai, vattene via. Vuoi cambiare la magnificenza del tuo giardino? Vai via. Andiamo da... Seguimi, vieni a vedere anche tu la bandiera. Ho bisogno che tu mi sostieni moralmente. Vieni. Sì. Andiamo a fare la bandiera. Vieni, dove stai andando? Là? C'è scritto di fare in un punto alto. Quindi direi che il posto migliore in cui andare. Aspetta, ma non ho preso il verde. Aspettami lì. Vai a fare fuori Magma Cube. No, così non no, mi volevo guardare le fence io. Smettila. Vai via, ti distruggo là.
Smettila. Oh, sì. Allora, prendiamo. Smettila! Vai via dai miei fans! Seguimi non piuttosto. Non cresceranno mai. Nello spazio crescono benissimo. No, non crescono. Ok, facciamo 18 anche di questo e lana per tutti i gusti. Ta-da! 18, 18. Bene, andiamo. Hai fame? Pazienza. Toh, mangiati questi. Andiamo. Grazie. Andiamo nel posto più alto, che in realtà è quello del beacon. Ma quanti tali giganti che ci aspettano. Ti ho perso. Ah no, eccoti qua. Ma ti avevo detto di sistemare. Ma accidenti. Sembra un tallo. Grazie amore. Un gatto robe ancora lì. Se ti sbrighi a prendere, se no ti va via. Vengo. Se ti sbrighi a... Ma non ti pizzati. Non ci vuole niente a salire. Non so per salire le scale. Aspetta, ma è quella laggiù la mia roba? Sì, è quella laggiù la tua roba. Accidenti. Bene, a questo punto facciamo la bandiera. Deve essere larga 9 e alta 6. Qua quanti blocchi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrei mettere la laterale in modo che vada lì. Però forse ha più senso se la metto così. Vabbè, mettiamola al centro che ha più senso. Hai dei blocchi per me? Vabbè, no, metto... nessuno. Metterò un blocco di lana qui. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 20. Poi a questo punto i blocchi li potevo anche prendere. Ok, vediamo di... Sei diventato Indiana Bandiera tu. Indiana Bandiera, sì, io sono Indiana Bandiera, ok. Vediamo se, se l'ho fatta bene. L'ho fatto degli schizzi su Paint. No, che Paint? Su un sofisticatissimo programma di simulazione grafica. La smetti! Ora scendi! Ho visto che poi... Non è che mi hai rubato della lana, vero? No. Ok. E ho visto che fa mette magari delle scritte in mezzo, alto, anche per simboleggiare noi, o alto, se... Te ne vuoi andare! Te ne vuoi andare? Dove devi andare? Da qualche altra... Vai, sali su. Vai su. Sai che cosa potrebbe voler dire? Vorrebbe dire professionale. Professionale come... Artistico. Sì. Innovativo. Innovativo, molto. Nuovo. Nuovissimo. Tecnologico. Molto. Bene, sicuramente. Quella è la nostra versione di Paint. Molto avanzata per tutti i palati. Come fate a scendere? Buttandomi giù. Così. La gravità mi ha aiutato. No, l'ho messa. Non l'ho messa bene. Messa storta. Ne manca uno. Ne manca sono uno. Tutte sono storte. Non mi piacciono le porte. Okay. Né le bandiere storte. Ok, là. Questo punto. Ta ta ta. Ta da da da. Ta na na na. Na 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 na. Sono caduto giù perché l'ho fatta male la bandiera. Non hai blocchi per me? No. È una farm difesa anche qui sopra, non ci sta male effettivamente. Sì, soprattutto se sapessi da dove vengono. Accidenti, lasciami la mia farm, lasciami. Ok, ora devo andare laggiù. Come ci vado? A calci, se vuoi ci mando io. No, grazie, penso di potermela cavare. Ti sai tirare i calci da solo? Sì, sì. Beh, non nessuno faceva le cose tirandosi i calci dietro, è divertente. Come se, sì, lo facevano fare anche a me quando facevo ginnastica, quando ero sul Magnifico. Ah, sì. Sì, sì, ai miei tempi. Ci siamo! La bandiera è pronta! In un modo o nell'altro, nelle cose più tragiche possibili. Ma la bandiera è stata fatta! La lana già... Ah! Che capra che sei! Ripigliatela, capra! Sei una capra. Andiamo a vedere la magnificenza che ho appena creato. Sì, ora muoio qui. No, aspetta. Fans, salvami tu. L'ho mancata in piedi. Cosa c'è qui sotto? Niente. Bene, andiamo a vedere la bandiera da lontano. Dobbiamo ancora fare la cupola di vetro. Consigliateci voi dove farla. Dobbiamo ancora pescare. Forse in quella più piccola, in quella più bassa. Boh, non ci serve a niente una cupola di vetro. Una missione la fai. Già che ci siamo, vi vogliamo chiedere una cosa. Oh, ciao, c'avevamo un creeper sotto casa, lo sapevi? Sotto casa? Al piano di sotto del nostro c'era un creeper. Infatti vedo che ha fatto esplodere un po' di roba. Sì, un po' di orologi. Vi volevamo chiedere, vi farebbe piacere che la prossima survival map fosse in questo modo. Immaginatevi
di essere in un mondo che sembra più un vanilla, per esempio un'enorme isola, quindi dove c'è l'esplorazione, dove dobbiamo andare a scavare per trovarci minerali, dove ci troviamo un mondo intero, cioè un mondo intero, una, comunque una grossa mappa da esplorare come un esplorerebbe un normalissimo mondo vanilla. E la bandiera! Che bella! È bella, eh? Ci sta bene, vi piace? Vi piace? Speriamo di sì. Comunque, ecco la nostra bandiera. Dimensioni contenute, però, perché è vista anche da molto lontano, però in realtà è veramente, veramente grossa. Non possiamo neanche illuminarla perché normalmente non ci sono torce attaccate alle torce. Quindi immaginatevi. Non ci sono torce attaccate alle torce, hai detto, amore. Di solito no, hai mai visto una torcia attaccata a una torcia? Ma non ci si può neanche mettere. Ma ho visto delle feste coltivate, posso aspettare. Vabbè, guarda comunque che bella. Quindi vi dicevo, mi piacerebbe che la Past Survival Map fosse una mappa abbastanza grande, quindi dove ci sono le solite cose tipiche della vanilla, quindi ci ritroveremo a dover, appunto, cadere giù, scavare nelle miniere per cercare i diamanti, quindi tipicamente trovare dei dungeon, trovare delle le tipiche rovine con i minecart e i chest, trovare i tipiche sopravvissuti che dovranno morire nel corso della puntata, tutte le cose tipiche di un mondo vanilla, però con l'aggiunta di tutte le caratteristiche di una survival map, ovvero delle costruzioni fatte apposta, dei tesori nascosti, dei dungeon tutti fatti ad hoc per rappresentare delle sfide, e poi tutti gli obiettivi da completare. Un altro fungo! Un altro fungo! Dato che Daddy Lobito ormai sta finendo, l'ultima potrebbe essere la prossima puntata. La prossima potrebbe essere l'ultima puntata. Detta anche la prossima potrebbe essere la prossima puntata. E l'ultima potrebbe essere l'ultima puntata. Quindi dobbiamo essere pronti se vi va un'altra survival map. E quindi potremmo giocare una survival map in 1.7. Quindi, ancora uova! Basta! Quindi diteci voi cosa vi piace di più. Se una cosa così, una vanilla arricchita con tutte le caratteristiche della survival map, oppure una survival map più simile, per esempio, a Deadly Hobby, quindi un mondo fatto apposta per completare le sfide e niente di più. Quindi, come avete visto, qui non siamo andati a scavare in miniera, perché non c'era niente. Non abbiamo dovuto trovare il ferro, i diamanti in giro, perché quello che c'era era quello esattamente scelto dal creatore della mappa da trovare in posti predeterminati. In particolare i diamanti si trovano in fondo all'universo. Esatto, e basta un passo in più e cadevamo. Diteci la vostra preferenza, così se decidiamo appunto di cominciare al prima possibile una nuova custom map, una nuova survival map, e con il nostro terzo funghi, cioè ci li portiamo dietro ovviamente. E quindi magari potremo sfruttarla sia per fare le sfide, sia essendo comunque una serie in vanilla, tra virgolette, per divertirci a fare delle cose tipiche del vanilla che possiamo esserci persi, perché magari uno delle cose sempre a giocare a custom map e a altre cose si perde un po' la gioia della vanilla. Così come una farm di funghi, magari non è nella sfida, ma uno potrebbe fare una farm di funghi, o potrebbe inventare, ahia, mi stai uccidendo, uno smistamento chest, oppure un oppure una fornace automatica. Tutte quelle cose lì che magari uno si è perso, però potrebbe essere interessante da provare. Fateci sapere voi nei commenti. Questa forse quindi sarà la penultima puntata di Deadly Orbit. Speriamo che vi sia piaciuto fino a questo punto. Ciao Testificate! Addio Testificate! E grazie, siete con noi, alla prossima con gli Eternal Love. Ciao!